Allora, salve a tutti. Oggi recensirò un aroma marca Vaping Gentleman Club che si intitola Torrone. The Vaping Gentleman Club Pure Essences Torrone. Cos'è il torrone? All'estero. Quindi Lombardia, queste cose qua. Il torrone è questo che vedete in foto, quindi è un coso che tipo di sotto c'è l'ostia, va bene? Poi ci sono le mantorle, va bene? Un impasto a base di zucchero, mantorle, cose, miele, va bene? E che è quindi un dolce che si usa soprattutto nel periodo natalizio, va bene? Va bene. E visto l'approssimarsi della stagione, ora che viene il caldo, vero Walter? A me tutto sto caldo non mi pare che ci sia, perché tipo oggi ha piovuto, l'altro giorno ha fatto burrasche, certo poi c'è stato qualche giorno, ma appena appena primaverile, non si può dire che sta spuntando la stagione, caro Walter, anche se tu di questi discorsi non ne capisci niente, bene. Quindi ora che sta arrivando l'inverno, ho deciso finalmente di recensire questo aroma qui, va bene? Questo aroma qui, il torrone di Vaping Gentleman Club. E ovviamente questo torrone, dicevo, nei paesi scandinavi, appunto, è quello disegnato qui. Nella boccetta, va bene? Questo qua, va bene, che voi sicuramente conoscerete. Utorrone, qua in Sicilia, è una cosa diversa. È quello che gli esterofili, va bene, chiamano con anche spocchia e superbia croccante. Il croccante. Utorrone, che esso è? Questo è il torrone, capisci? Questo è uno sciroppo di zucchero, va bene, caro? Che viene fatto quagliare e poi risquagliare, arrimenandolo nella pignata, va bene? E quando si caramellizza tutto paro paro, va bene? Si scende dalla pignata, si posa su di un piano, va bene, caro? Con le mantorle dentro, e infatti, vede, tutte le mantorle, caro mio, sono tempestate di questo zucchero caramellato. Vede questo, uturrone. Bello saputorrone, eh? Che capisci? Un cremoso, dunque, della linea Pure Essences di Vaping Gentleman Club, che comprende alcuni cremosi come il torrone, il caramello, per dire, no? E poi alcuni frutti, va bene? La cirasa, per dire l'ananasso, per dire... scusate. No, non è WhatsApp, era un rutto. L'ananasso, per dire, il manco, va bene, tutte queste cose così. È un cremoso. Qual è l'atomizzatore principe per i cremosi, eh? Che tutti dicono che è il principe degli atomizzatori per i cremosi. Qual è? Beh, voi avrete già capito, è lo il lo la i le Splampliers. Va bene, lo Splambliers. Questo bellissimo atomizzatore, ricordiamo, realizzato da Carlo Alberto Melamenon, questo ragazzo della provincia di Venezia, da un SpyQE, che fa questi atomizzatori in titanio, simpatici. E basta. Torrone, Vaping Gentleman Club. Beh, effettivamente è vero, il cremoso su il Spampers ci sta che è una meraviglia. Certo, io su il Spampers ci sbapo pure i tabacchi perché me ne fotto. E perché effettivamente anche i tabacchi sanno belle sopra lo Spampers, però.
La leggenda metropolitana vuole che il Sblembleyers sia adatto solo alle creme o giù di lì. Allora, il dolce del miele, l'accarezzamento della mandorla, quella nota zuccherina, va bene, tipo pasta reale, va bene, tipo marzapane, va bene. E di sotto ci senti pure il croccante tipo dell'ostia, va bene, l'ostia del torrone. Questo è un cremoso. E i cremosi puri di solito non stanno nelle mie corde. Ce ne sono pochi che mi piacciono. Questo non fa eccezione perché non è proprio l'aroma della mia vita. Questo torrone. Però minchia. L'ho fatto al, mi pare, più del 15%. E l'ho fatto più di un anno fa, credo. O un anno fa circa. Svapato subito non era proprio il massimo, ma tipo dopo un mesetto, un mesetto e mezzo. Ciao. Buonissimo, è buonissimo, è rimasto tuttora. Non ha perso niente della forza che aveva inizialmente, ma è maturato. Quando si dice che un liquido matura, è maturato. E quindi ha, come vi posso dire, sciorinato, va bene, tutte le sue sfumature, tutte le sue sfumature, appunto. Bello, complimenti. Bello torrone che sciauro fa, bello. E niente, da provare se non l'avete provato. Dice che si può svapare pure in cloud. Non vi arresecate. Io mi svapo il torrone e adesso mi mangio pure un torrone a facciazza vostra. Belli, a che capisci? A mangi di a bagna cauda. Scansate.